Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Siamo abituati a dire così in Italia, no? Ma questo modo di pensare veramente ci porta a un mondo migliore? Cosa ce ne facciamo di questa paura? E soprattutto, cosa ce ne facciamo di questa mancanza di fiducia continua? Da neuroscienziata so dirvi che, come esseri umani, è solito per noi aver paura e respingere ciò che è nuovo, ciò che è diverso e soprattutto ciò che non è umano. Per ricordarvi questo, vi porto a fare un po' una passeggiata nel passato. È il lontano 1760 e per le strade, passeggiando, sentiamo i fischi delle prime macchine a vapore che sono state appena installate nelle fabbriche. Mentre l'odore pungente del carbone invade l'aria, noi ci avviciniamo a questa fabbrica e dalla porta vediamo i lavoratori che, impauriti, guardano questi grandi nuovi macchinari. Hanno paura perché queste macchine sono molto più forti di loro e hanno già paura di essere rimpiazzati. 100 anni dopo, la rivoluzione nell'ambito del lavoro continua con l'introduzione del concetto della produzione di massa. Nuovamente, istintivamente, abbiamo paura. Paura perché queste macchine nuovamente sembrano di volerci rimpiazzare. Fanno tutto meglio di noi. Sono più veloci e sono più precise. Eppure, nel 2023, eccoci qua. Abbiamo reinventato il mondo del lavoro di anno in anno e siamo ancora qua, circondati dalle nostre macchine. E quindi l'uomo di oggi, di cos'è che ha paura? Beh, ha paura di perdere la propria identità, ha paura di condividere i propri dati, o almeno così si dice, perché qua nessuno si fa problemi a condividere 24 su 7 il proprio battito cardiaco con una compagnia di orologi. Nessuno si fa problemi per il fatto che una banca oggi non sa solo quanti soldi spendiamo, ma anche quanti caffè beviamo, dove ceniamo e se smezziamo il conto, anche con chi. Ma io non sono qua per giudicarvi, ovviamente ho un orologio smart e una carta di credito anch'io, ma sono qua per dirvi che questo tipo di dati sono dati personali, perché non solo portano a noi, ma anche alle nostre abitudini quotidiane. Quindi, se siamo disposti a condividere questo tipo di dati con le aziende in cambio di un prodotto, perché ci opponiamo a condividere i nostri dati anonimi con gli scienziati e gli istituti sanitari che invece in cambio ci offrono le nostre vite? Io sono un ingegnere biomedico e, avendo lavorato sia nell'ambito scientifico che in quello dell'industria, vi so dire, anzi vi garantisco, che condividendo i vostri dati anonimi medici possiamo sfruttare la tecnologia per ottenere due grandi cose. La prima è curare ciò che i medici non riescono a fare e l'altra è salvare vite a distanza. Siete un po' scettici, no? Non pensate di avere tutto questo potere con i vostri dati? Beh, io ve lo dimostro. Questo è uno scan di un cervello che si ottiene con una risonanza magnetica che poi viene processata in 3D. Immaginate quest'uomo che entra in ospedale dopo un incidente. Il medico guarda quest'immagine, guarda questo scan e dice che sembra andare tutto bene. I vasi sanguigni sembrano essere a posto. Eppure gli consiglia di rimanere in ospedale sotto osservazione per un altro paio di ore. Perché questa precauzione? Beh, perché purtroppo, anche con le tecnologie più sofisticate di oggi, con i macchinari più potenti, noi possiamo vedere soltanto i vasi sanguigni, ovvero le vene, le arterie più grandi del nostro cervello, che invece è pieno di milioni di piccolissimi capillari che non riusciamo a catturare con una fotografia. E quando questi piccoli capillari esplodono, causano un lento sanguinamento interno
che si può notare solo dopo ore con lo svenimento di un paziente che poi solitamente viene portato a un'operazione di emergenza. Quindi noi cosa possiamo fare per preparare i medici meglio e per prevenire questo malessere così evidente? Possiamo costruire effettivamente degli scanner più potenti? Purtroppo veramente no, perché abbiamo raggiunto il limite fisico della potenza del campo magnetico alla quale possiamo esporre il nostro corpo umano senza causare danni ad altri organi. Ed è proprio qui che entra in gioco la mia ricerca all'Università di Oxford, dove ho sviluppato un modello matematico, ovvero un algoritmo, che serve a riempire gli spazi che le immagini non riescono a catturare. Ovvero, con questo modello riusciamo a mappare completamente tutti i capillari che sfuggono sia alle macchine che ai medici. Per costruire un modello di questo tipo, però, noi scienziati abbiamo bisogno di migliaia di dati. E questi dati li otteniamo cercando di approcciare persona per persona volontari che vogliono condividere con noi i loro dati anonimi. Invece, negli ospedali, negli archivi degli ospedali, ci sono già centinaia di migliaia di questi tipi di immagini, che però loro non possono condividere con noi scienziati, perché i pazienti non hanno dato il loro consenso. Rendetevi conto di quanti soldi e quanto tempo vengono buttati dalla comunità scientifica per ottenere dei dati che già esistono, ma semplicemente non ci è permesso di usare. Pensate a quante cure potremmo trovare molto più rapidamente se tutti voi, quando vi viene chiesto, deste il consenso all'uso anonimo dei vostri dati nel campo medico. Ma con i nostri dati medici non possiamo solo migliorare la vita e salvare vite a chi è già in ospedale, ma possiamo anche aiutare chi all'ospedale non riesce ad arrivarci. Questa è la mappa del nostro mondo, che con un gradiente che va dal bianco al viola vi mostra il numero di ore che una persona deve viaggiare per arrivare all'ospedale più vicino, in macchina. In Europa siamo messi molto bene, però se guardiamo altrove, ad esempio in Asia o anche in certe parti dell'America, le persone viaggiano per più di 2 ore per arrivare all'ospedale più vicino. Pensate a un'emergenza. Pensate a una donna in Pakistan con un bambino piccolo che inizia a tossire. E questa tosse di giorno in giorno peggiora, fino a che a un certo punto il bambino fa fatica a respirare, al che lei decide di portarlo in ospedale. Lo prende in braccio, sale su un autobus, viaggia per 2 ore, arriva in un ospedale sovraffollato, dove aspetta altre 5 ore, solo per poi venire a scoprire che il danno ai polmoni ormai è così avanzato da richiedere un intervento, che lei, tra l'altro, non si può permettere. Questa non è un'analogia che vi racconto in modo che vi poteste ricordare questa mappa. Questa è la storia dell'estate scorsa, della donna che mi ha dato questa sciarpa. Quindi, noi cosa possiamo fare per aiutare lei e tantissime altre persone che vivono in zone remote? Costruiamo più ospedali in modo che non debbano viaggiare così tanto? Ma con che soldi? E poi in questi ospedali chi ci lavora? Se già nelle grandi città europee non abbiamo abbastanza medici. Una soluzione è la telemedicina, che altro non è che una videochiamata tra medico e paziente. Immaginatevi di poter chiamare il vostro medico a distanza, a migliaia di chilometri di distanza addirittura, e fare una diagnosi. Perché sì, la maggior parte delle volte che consultiamo un medico di base, la nostra diagnosi è assolutamente fattibile online, via video chat. Pensate a quanto più semplice sarebbe stato per questa donna poter chiamare un medico
che semplicemente ascoltando dettagliatamente il suono della tosse del bambino l'avrebbe potuto diagnosticare, mandando poi digitalmente una prescrizione per un antibiotico che avrebbe potuto ottenere poi. Ecco, questo è il potenziale della telemedicina. Ma le barriere che ci separano dunque da un mondo più equo e più sano non sono fisiche, perché la tecnologia c'è, le innovazioni ce le abbiamo, le barriere sono dentro di noi. È questa paura continua dell'ignoto che ci porta a una realtà dove non siamo in grado di sfruttare appieno la tecnologia per ottenere delle immagini migliori, come nella neuroscienza vi ho mostrato prima, oppure per portare le cure a chi accesso non ne ha. E il grande potenziale di queste tecnologie, non ve lo racconto solo io, lo confermano l'80% dei medici, che sono assolutamente convinti che l'uso dei dati anonimi nel campo della medicina può essere di grande beneficio per i loro stessi pazienti. Il problema però è, come vi ho detto all'inizio, che chi non conosce dettagliatamente queste tecnologie tende ad averne una paura immensa. Ed è purtroppo per questo che i governi o le persone a governo sono solo all'8% nel dare il loro consenso e l'approvazione per queste innovazioni. La cosa meravigliosa però è che una volta che i governi sono a favore di queste iniziative, la tecnologia medica fiorisce. Un esempio fenomenale di questa collaborazione tra scienziati e politici è la recente pandemia del 2020. Ai tempi ero ancora ad Oxford in Inghilterra e con un gruppo di colleghi scienziati volevamo renderci utili, no? E abbiamo deciso di approcciare proattivamente il Parlamento inglese, offrendo d'un lato di riassumere per loro ogni giorno la ricerca scientifica che veniva pubblicata costantemente per capire meglio cosa fosse proprio questo virus e d'altro canto per aiutarli a capire come gestire l'immenso numero di pazienti che ora sovraffollava gli ospedali. Ed è proprio qui che il concetto della telemedicina in Inghilterra ha portato a grandi cose. Pensate che degli ospedali in Inghilterra, prima della pandemia, facevano circa 9 visite alla settimana online, in videochiamata. Nel giro di poche settimane, questi ospedali facevano 4.000 visite online alla settimana. Questo è l'esempio concreto di una collaborazione pragmatica e entusiasta verso un cambiamento e verso un mondo più sano. E dunque, io non voglio però che questi concetti rimangano troppo astratti per voi o che pensiate che siano solo storie di paesi più lontani. E quindi pensiamo all'Italia e pensiamo anche all'Alto Adige, dove un quarto della popolazione ha più o meno sopra i 65 anni, dove le case di riposo e gli ospedali sono sovraffollati, dove una visita medica dura in media 7 minuti perché non si ha tempo. Se i nostri nonni e le nostre nonne sono assolutamente in grado di utilizzare degli smartphone, perché non dare loro la possibilità di videochiamare il proprio medico? Difatti, la maggior parte delle diagnosi che vengono fatte sono assolutamente fattibili anche online, senza il bisogno che loro si rechino all'ospedale. Facendo così, d'un lato evitiamo che loro perdano tempo stando in queste code lunghe d'attesa, e d'altro lato minimizziamo anche l'opportunità di contagiarsi. Quindi io dico, i benefici sono veramente chiari a tutti. La tecnologia c'è, perché aspettare? Io non voglio aspettare. Il mio consenso all'uso dei dati anonimi nel campo medico lo do e direi che è proprio ora di rivedere il nostro detto italiano, dicendovi finalmente che fidarsi è bene, ma la tecnologia è meglio.